Il decennale dell'istituzione del liceo artistico nella sede staccata di Bussoleno dell'Istituto Norberto Rosa di Susa è l'occasione per fare il punto sull'impegno della città metropolitana di Torino per l'adeguamento e la messa in sicurezza del plesso scolastico. La direzione edilizia scolastica ha programmato e sta realizzando lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento alle normative in materia di edilizia scolastica per un importo complessivo di 400.000 euro, finanziato con i fondi della missione 4C1 del PNRR. I lavori consistono nella sistemazione della rete fognaria delle acque bianche e nere al piano terreno e nelle aree esterne al plesso, nella realizzazione di una nuova scalinata esterna e una nuova scala alla marinara per la salita in sicurezza alla copertura dell'edificio e nella riqualificazione delle aree esterne. Per l'adeguamento dei presidi di sicurezza antincendio e l'ottenimento del certificato di prevenzione degli incendi è prevista una spesa di 34.000 euro con fondi propri della città metropolitana. È inoltre in fase di redazione un progetto di adeguamento sismico e di efficientamento energetico dell'intero complesso. Ci sono tanti progetti, ci sono progetti di miglioramento, ci sono progetti anche comunque di assestamento e anche degli infissi, insomma c'è un cantiere praticamente concluso che ha portato notevoli migliorie alla scuola, anche perché questa è una scuola, l'unico liceo artistico del territorio. Inoltre ospita un liceo scientifico e un liceo scientifico scienze applicate che raccoglie un'utenza da Giaveno e da addirittura Torino per la sua qualità. Il liceo Norberto Rosa è anche scuola polo della rete inclusione. Inclusione vuol dire non solo i ragazzi con disabilità, inclusione vuol dire anche il ragazzo straniero, il ragazzo che magari è un BES, ha un bisogno educativo speciale. Oggi abbiamo sempre più famiglie che perdono il lavoro con grossi problemi anche sociali ed economici. Ecco, questa scuola è attenta alla singola persona e accompagna il singolo ragazzo in questa crescita, non solo di cultura ma anche di relazioni. Sta sviluppando, ha sempre bisogno di aule. Siamo andati la scorsa settimana a vedere nei seminterrati, è possibile recuperare questi locali, spostare dei laboratori nei locali seminterrati dopo aver fatto i lavori, e nello stesso tempo c'è anche la previsione di sostituire tutti i serramenti facendo un efficientamento energetico dell'edificio. La palestra, che è così importante per la scuola e anche per la squadra di basket locale, avrà l'idoneità al pubblico spettacolo? Allora, noi abbiamo circa 150 palestre in tutto il territorio e da alcuni anni che siamo partiti a cercare di rendere tutte le palestre aperte al pubblico spettacolo. L'intenzione è di farlo il prima possibile. Bisogna fare alcuni lavori e quindi sicuramente è possibile poi ottenere il pubblico spettacolo, con la felicità di tutte le associazioni, perché mi sembra che venga utilizzata tantissimo dalle associazioni ed è quello che chiedono.